Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un video speciale perché me l'avete richiesto veramente in tanti e si tratta del video sul mio metodo di studio. Vi ricordo però, prima di iniziare, che se vi va potete seguirmi su Instagram e mi trovate come @alicelatte_basso, ma comunque vi lascio il link giù in descrizione e che alla fine del video saluterò 5 di voi e in più ci saranno dei saluti speciali. Bene, quindi ora direi che è il momento di iniziare. Il mio metodo di studio si suddivide in vari step, quindi ho cercato di dividerlo in step che saranno magari più facili da seguire, però vi ricordo che ognuno ha il suo metodo di studio personale, quindi cercate comunque di adattarlo alle vostre esigenze e vedere se va bene per voi. Allora, il primo step inizia a lezione, quindi con gli appunti. Io appunto frequento il secondo anno di giurisprudenza e a lezione prendo appunti con il PC, però ovviamente se siete alle superiori e alle medie vanno benissimo anche su carta, perché anche all'università molti li prendono su carta. Io mi trovo personalmente meglio al PC perché sono molto più veloce. Quindi vado a lezione, ascolto la lezione e io non sono purtroppo una di quelle persone che riesce solamente ad ascoltare e apprendere, ma ho bisogno di scrivere per riuscire a rimanere attenta, altrimenti dopo 20 minuti sono già distratta. Quindi vado alla mia lezione, ascolto il professore, segno quello che riesco a recepire della lezione sui miei appunti. Poi, dopo aver preso gli appunti, è importante avere in mente tutto il materiale che abbiamo per un determinato esame, una determinata verifica. Quindi il primo lavoro si svolge a lezione e poi c'è quello a casa, ovvero raccolgo tutto il materiale dopo, quindi le lezioni, eccetera, raccolgo tutto il materiale che possono essere appunti, possono essere libri e lo quantifico, quindi conto quanti appunti ho, quante pagine di appunti ho, quante pagine del libro ho e io faccio così, solitamente le sommo, faccio una somma di queste pagine e poi le divido per i giorni che mi rimangono di tempo. Ad esempio, se l'esame è il 12 dicembre, oggi è, non lo so, il 1° dicembre, io dal 1° al 12 dicembre mi divido il materiale in modo tale da non averlo tutto insieme accumulato. Però attenzione, non lo divido uguale in tutti i giorni, perché nei primi giorni che ho, diciamo magari che ne so, i primi 7-8 giorni in un modo, magari di più per un esame o di meno per un altro, in un modo, e poi gli ultimi giorni, che ovviamente dipendono dall'esame, quanto è grande, dalla verifica o dall'interrogazione, quanto è grande, li lascio per un ripasso. Alle superiori mi bastavano circa 1-2 giorni per il ripasso, invece adesso lascio anche una settimana solitamente per ripassare un esame. E quindi prima lo divido tutto per il primo periodo e poi lo ridivido per il ripasso in questi ultimi giorni. Bene, dopo che abbiamo fatto questo step, quindi che abbiamo il nostro bel calendario con su segnato quante pagine dobbiamo fare di una materia, quante pagine di un'altra materia, cosa faccio? Inizio a studiare. Giustamente abbiamo tutto il nostro materiale, sappiamo cosa dobbiamo fare perché è molto importante aver chiaro in testa quello che dobbiamo fare, altrimenti se non sappiamo cosa dobbiamo studiare, quante cose per non rimanere indietro, ci prende l'ansia, il panico e a mio parere non si riesce a essere concentrati. Quindi la cosa che faccio quando inizio a studiare è pulire tutto il mio posto di lavoro, chiamiamolo così, il mio posto di studio, mettere assolutamente via il telefono, oppure, anzi, io in realtà il telefono lo tengo, ma uso l'applicazione Forest, che se non la conoscete è quell'applicazione che vi permette di tenere sotto controllo quanto tempo state concentrati e se accendete il telefono vi muore questo albero che voi piantate ogni volta che studiate un tot di tempo. E per me è molto comodo, ma comunque ci sono tantissime altre app, oppure va semplicemente bene anche solo guardare l'ora e dire voglio rimanere concentrata per un'ora, per 45 minuti. E il mio metodo solitamente è stare concentrata per un'ora o 45 minuti, dipende se è una materia particolarmente pesante, e poi riposare per un quarto d'ora. Bene, quindi pulisco tutto il mio ambiente, mi accendo una candela, mi faccio una tisana, insomma mi rilasso, mi vesto comoda perché ovviamente vestita non riesco a stare. E per il trucco invece per noi ragazze, io se studio il pomeriggio e so che devo uscire la sera, non mi strucco, non riesco anche a studiare così, vabbè, magari il rossetto mi si sbaverà, ma amen. E quindi dopo aver pulito inizio una prima fase, ovvero prendo le mie pagine che devo studiare e le leggo e le sottolineo. Io non ho un color code specifico, semplicemente per gli appunti che ho cartacei, che per me sono cartacei perché li ho stampati dal PC, perché io prendendo il PC cartacei perché poi li stampo, uso diversi colori. Quindi un argomento sarà di un colore, quando si passa a un altro argomento, un altro capitoletto di un altro colore e vado avanti così. Non ho un color code specifico, però ognuno ha le sue esigenze, io mi trovo bene così perché mi divide bene gli argomenti. Invece sul libro
Preferisco sottolineare il paragrafetto in giallo e poi ogni libro per me ha un colore. Non lo so, ad esempio, diritto penale è in verde, storia del diritto italiano europeo è in giallo. Non so, abbino un colore, una materia e lo uso così, anche perché sul libro sono meglio divisi, diciamo, i capitoli, perché solitamente ci sono i titoli in grassetto o altro, quindi io mi trovo bene così. Bene, quindi leggo e sottolineo. Dopo che ho letto e sottolineato tutto, che ovviamente occupa tempo, ma non tanto tempo quanto studiare, riprendo da capo le mie pagine e le ripeto. Ho ad alta voce in mente, ognuno come si trova meglio. Io dipende dalle materie, alcune volte ad alta voce, alcune volte anche in mente, dipende anche dove sono, perché sono in biblioteca, ovviamente non posso ripetere ad alta voce. Bene. Dopo che ho fatto questo, il giorno successivo, quando ho finito anche di fare l'altro malloppo di pagine, ad esempio, ieri dovevo fare 20 pagine, domani dovevo fare 20, quando domani avrò finito anche quelle 20, prima lette e poi ripetute, riprenderò quelle dei giorni successivi, così da non dimenticarmi le prime cose che ho fatto. Ovviamente non mi metterò a ripetere di nuovo tutte, ma semplicemente sfoglio le pagine o del libro, degli appunti, dipende appunto quello che sto studiando, sfoglio le pagine. E poi mi verrà in mente cosa mi ricordo di meno e cosa mi ricordo di più. Se qualcosa mi ricorderò di meno, ovviamente mi metterò lì a guardarlo meglio. Ok, quando è finito tutto questo periodo di sottolineare e ripetere, arrivano i fatidici giorni del ripasso, che per un esame saranno di più, per una verifica ovviamente un'interrogazione leggermente di meno, perché ovviamente c'è una mole di studio differente. Cosa faccio? Ripasso. E cosa vuol dire il mio ripasso? Ad esempio, il libro ha 500 pagine. Queste 500 pagine me le sono divise per i 5 giorni di ripasso che ho, quindi verranno 100 pagine al giorno, che sembrano un'immensità, e sì, sono tantissimi da imparare in un giorno, ma noi ovviamente le abbiamo già studiate e ripetute, quindi è solo, diciamo, proprio un ripasso. Cosa faccio? Queste mie 50 pagine me le divido nell'arco della giornata, perché noi studenti universitari siamo abbastanza fortunati, perché solitamente pochi giorni prima dell'esame non abbiamo più le lezioni, quindi ci rinchiudiamo a casa con le coperte, stiamo a casa pensando, oh mio Dio, mi bocceranno. Quindi, proprio in quella situazione di ansia e dolore, prendo le mie pagine e per non pensare all'ansia e al dolore mi occupo tutta la giornata. Quindi non lo so, ho queste 100 pagine da fare. Io cosa faccio? La mattina studio, non lo so, 4 ore e il pomeriggio riesco a studiare 6 ore, 6 più 4 fa 10. Ovviamente questo è così tante ore, 10 ore solo proprio i giorni prima nel ripasso, gli altri giorni anche solo 4-5 ore riesco a studiare. Perché ovviamente avendo le lezioni, magari altre cose, invece io i giorni del ripasso proprio non esco di casa, sto in casa ferma, legata con le catene a casa. E comunque cosa faccio? Allora, mi divido, dico, mi sveglio alle 6, dalle 6 alle 7 mi prendo il mio tempo per far colazione e poi però bisogna iniziare a ripassare, quindi dalle 7 alle 8 mi metterò 10 pagine, perché ho queste 10 ore totali in cui posso studiare e 100 pagine da ripassare. In un'ora devo ripassare 10 pagine. E poi, dopo aver passato queste ore, un quarto d'ora di pausa, che non ce lo leva nessuno, 10 minuti, insomma, vedete voi, e via dicendo. Quindi, dopo la pausa, un'altra ora di studio, altre 10 pagine, finché arrivo alla pausa pranzo. Quando arrivo alla pausa pranzo, cosa faccio? Ovviamente pranzo e mi prendo il mio riposo, perché ci va anche un po' di riposo, se no il cervello impazzisce, e mi prendo di solito la mia ora, ora e mezza di riposo, perché sono abituata anche ad andare avanti dopo cena, quindi preferisco magari prendermi pause più lunghe a pranzo e pause di un quarto d'ora, che comunque un quarto d'ora è abbastanza tempo fra uno studio e l'altro, e andare avanti piuttosto anche un paio d'ore dopo cena. Io preferisco così, c'è cioè chi preferisce invece alzarsi prima la mattina o altro. E comunque così. Così, prima dell'esame non avrò così tanta ansia perché avrò il cervello impegnato a ripassare 10 pagine, 10 pagine, 10 pagine, 10 pagine, che sembra tantissimo, ma in realtà comunque le avete già ripetute, quindi sarà uno sfogliare le pagine. In un'ora 10 pagine che avete già fatto è poco, quindi si riesce a rinfrescare bene la memoria e arrivare all'esame preparati. Quindi, questo è il mio metodo di studio, io spero tanto vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto che classe frequentate, se andate all'università, alle medie, alle superiori, se vi piace questo metodo di studio, se voi ne avete un altro, cosa cambiereste, fatemi un po' sapere insomma cosa ne pensate perché io ci tengo tanto. E quindi vi ringrazio per averlo visto, spero che a qualcuno possa essere utile, ovviamente come detto all'inizio, adattandolo perché ognuno di noi è diverso e non tutti abbiamo le stesse esigenze, ognuno
la propria memoria e come riesce a memorizzare. E anche lì è difficile capire come riusciamo a imparare meglio. Io pian piano lo sto sempre affinando il mio metodo di studio, per ora mi trovo abbastanza bene. Quindi ora è arrivato il momento di salutare 5 di voi. Queste 5 persone sono le prime persone che hanno commentato l'ultimo video. Quindi, se vi va di essere salutati nel prossimo video, i primi 5 che commenteranno qui sotto verranno salutati nel prossimo video. Quindi voglio salutare Debadisa WGF, Caterina Trenti, Aurora Guglietta, De Cresi, Raffaele Pierini. E poi una ragazza carinissima mi ha scritto su Instagram per chiedere se potevo fare gli auguri di compleanno a due sue amiche. Io glieli faccio molto volentieri. Quindi tanti auguri Carlotta e Federica, e voglio anche salutare Alice Paletto. Grazie mille, vi saluto a tutti, un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!